Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come costruire un drone da freestyle compatto. I classici droni da freestyle infatti hanno dei frame con una forma allungata, tuttavia alcuni preferiscono avere un telaio che richiama il mondo racing. Questa build è pensata proprio per chi, pur facendo freestyle, vuole un drone leggero e compatto, senza dover rinunciare alla batteria sopra, che è una caratteristica tipica del freestyle. Prima di iniziare vi ricordo che ho già fatto un video su tutta l'attrezzatura necessaria per costruire un drone FPV, quindi non mi soffermo molto su questo argomento. Se siete agli inizi e non sapete bene che strumenti vi servono, vi invito prima a vedere la mia guida, trovate il link in descrizione. La cosa più importante di questo progetto è il frame. Io ho scelto il Foggy MK1 che rispecchia pienamente le caratteristiche che cercavo per questo drone. Rimane molto compatto e mi dà la possibilità di tenere la batteria sopra mettendola di traverso. Durante la costruzione userò le sue stampe 3D, queste sono liberamente scaricabili da Thingiverse. Anche se sono molto utili, ai fini della costruzione non sono essenziali, quindi se non avete possibilità di stamparle non è un problema. Per chi invece ha una stampante 3D o vuole farsele stampare, il link ai file è in descrizione. Come motori ho scelto gli Maxico 2 2306 da 1700 kW, da abbinare quindi a batterie e a 6 celle. Visto che i telai compatti hanno poco spazio al loro interno, per questa build ho preferito usare degli ESC singoli. La scelta è ricaduta su questi Talon 32 Slim 40 della SkyStars. Sono ESC a 32 bit, supportano l'IPU fino a 6 celle e con il loro 40A possono essere usati senza problemi con gli ICO2. Il formato Slim inoltre è quanto di meglio si possa chiedere per il Foggy MK1. Come flight controller ho preso una Dall RC F405, la scelta è ricaduta su questa scheda perché mette a disposizione i pad per collegare gli ESC singoli, in questo modo la build sarà super compatta. La VTX che ho scelto è una Zeus 800 mW, grazie ai fori di fissaggio 30x30 ed una buona potenza è perfetta per questa build. Come antenna ci abbinerò una Fuxir Pagoda Pro, chi mi segue saprà che è già un po' di tempo che uso queste antenne e confermo la loro buona qualità. La videocamera FPV sarà una Fuxir Falcor 3, vi ricordo che questo frame è pensato per le mini, quindi vi suggerisco di rimanere su questo formato. Al limite potete usare delle micro compensando la forma più piccola con delle rondelle. Per quanto riguarda la ricevente, su questo modello userò la R9 MX. Questa è la ricevente più nuova della linea FerreSky a 900 MHz e va a sostituire le vecchie R9 Mini ed R9 MM. La MX è disponibile solo per protocollo Access, quindi assicuratevi di avere un modulo R9M 2019 o un R9M Lite Pro come quello che userò io. Per finire gli accessori extra, un connettore XT60 con cavo, 4 viti M3 da 30 mm con dado in nylon, un condensatore 470 microfarad da 35 V e un battery strap. Inoltre per fissare la ricevente userò questa piastrina 30x30 e 4 standoff bassi. Ok, siamo pronti per iniziare, la prima cosa da fare è assemblare il frame. Per qualsiasi dubbio su come montarlo potete consultare la mia recensione. Per il momento tengo separata la parte inferiore dalla top plate e come vedete ho già messo in posizione le 4 viti da 30 mm. A questo punto posso montare i motori e devo scegliere se mettere o no i proteggibraccetti. Le viti che vengono fornite in dotazione con i motori vanno bene per frame da 5 mm come il Foggy, ma se aggiungiamo i parabraccetti diventano corte. A questo punto se voglio aggiungere le stampe 3D devo prendere delle viti da 10 mm e una buona idea sarebbe anche aggiungere delle rondelle in metallo per avere la massima tenuta. Visto che le ho a disposizione ho deciso di usarle, se non avete viti e rondelle vi lascio in descrizione qualche link su dove trovarle. Adesso taglio i cavi motore, in questa prima fase li tengo leggermente più lunghi, poi dopo che avrò fissato gli ESC li accorcio a misura. Adesso sistemo gli ESC, il dissipatore in metallo funge anche da protezione, quindi mi basterà mettere il biadesivo sotto e bloccarlo con una fascetta. Prima però prestagno tutti i pad. A questo punto tolgo il vecchio termo.
Ora accorcio leggermente i cavi motore e dopo averli prestagnati li saldo agli ESC. Per finire metto il nuovo termorestringente per proteggere le saldature e fisso l'ESC al braccetto con fascetta e biadesivo. Adesso passiamo al flight controller, per iniziare stagno tutti i pad per il collegamento degli ESC e quello per l'XT60. Se non siete molto veloci con le saldature vi suggerisco di fare delle pause ogni tanto, questo per evitare che la scheda si surriscaldi eccessivamente. A questo punto saldo tutti i fili. Ora saldo il cavo dell'XT60, un filo da 11 cm è perfetto per il foggy. Qui ho bloccato il cavo con una fascetta per evitare di strappare i pad del flight controller a seguito di un crash. A questo punto posso saldare il condensatore facendo attenzione a rispettare la polarità, infatti riconosco il negativo da questa striscia. Ora è venuto il momento di collegare la VTX, la soluzione migliore è metterla in questo modo, facendo passare i fili sotto e saldandoli verso l'interno. Per i collegamenti seguo questo schema, saldando la telemetria nel TX5, il segnale nel VTX, l'alimentazione nel pad più e la terra nel GND. Per quanto riguarda l'alimentazione, assicuriamoci che ci sia un ponticello tra il pad centrale e quello di sinistra, in modo da confermare alla scheda di fornire i 9V. Il flight controller viene già venduto con il ponte in questo modo, quindi non c'è bisogno di intervenire. Ho già preparato il connettore tagliando i fili a misura, inoltre ho rimosso i cavi per alimentare la videocamera FPV in quanto userò il back a 5V del flight controller, quindi saldo i fili. Ora passiamo alla videocamera, anche qui i collegamenti sono molto semplici, basta collegare i pad terra alimentazione e segnale della cam nei rispettivi pad del flight controller. Per quanto riguarda l'alimentazione la sposto dai 9V ai 5V, ponticellando il pad centrale e quello di destra e lasciando solo quello di sinistra. Questi pad sono molto piccoli, quindi fate attenzione che solo due dei tre pad siano saldati tra loro. Eventualmente verificate con un multimetro che non ci sia continuità tra il pad di sinistra e quello di destra. Anche il connettore della Foxeer è già pronto. Ho rimosso il cavo del sensore di tensione in quanto la carica della batteria viene visualizzata direttamente dall'USD di Betaflight, quindi non mi rimane che saldare. Adesso passiamo alla ricevente e seguendo il manuale saldo un cavo giallo nel pad S-Bus Out, uno rosso nel VIN e uno nero nel GND. Per i fili si possono riusare tranquillamente quelli che avete tagliato dalla videocamera o dalla VTX. Passiamo ai collegamenti facendo riferimento allo schema, collegando terra, alimentazione ed S-Bus in questi pad. A questo punto posso sistemare la VTX e la videocamera FPV. Per quanto riguarda quest'ultima, metto i supportini girati verso l'interno in modo da tenere la lente protetta dentro il frame. Adesso metto gli standoff, la piastra 30x30 e blocco la ricevente con una fascetta. Ora con un po' di pazienza blocco l'antenna sul braccetto mettendo due fascette ad incrocio. Molto bene, ho sistemato la videocamera, bloccato la ricevente sulla piastra 30x30 e posizionato l'antenna sul braccetto. Per finire metto la piastra superiore e fisso l'antenna. Perfetto, il nostro foggy MK1 è finito, ora non rimane che collegare la lipo per vedere se è tutto a posto. La prima volta che collegate la lipo è importantissimo usare uno smoke stopper, se volete il migliore io vi suggerisco quello della V-Fly, per maggiori info vi lascio la mia recensione in descrizione.
Perfetto, luce verde, il drone non ha nessun problema e possiamo tranquillamente collegare la lipo senza smoke stopper. Gli ultimi step da fare sono mettere il supporto per l'action camera e cercare un modo per non far slittare la batteria. Io mi trovo molto bene col velcro, ma ci sono tanti altri metodi. Ho realizzato una guida molto completa dove li analizzo tutti, il link come sempre è in descrizione. Per concludere voglio farvi notare come questo tipo di frame necessiti di un po' di attenzione quando si sistema la batteria. Infatti per evitare che il cavo di potenza vada a finire nelle eliche bisogna tenderlo il più possibile come ho fatto io. Ora non rimane che configurare tutto il drone, ma questo lo vedremo nel prossimo video, quindi se questa build vi è piaciuta lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.